Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video del Saint Seiya Awakening, secondo giorno dell'anniversario di quest'anno 2023, ma oggi parliamo di Ade Aaron di Los Canvas, che settimana prossima dovrebbe entrare nel banner. Quindi diamo un'occhiata un po' alle skill e cosa fa il personaggio. Ha un attacco base, due attive e una passiva, e ora vediamo insieme di cosa si tratta. L'attacco base si chiama Ritratto di Morte e a livello 1 infligge l'80% di danno cosmico più il 7% dei punti ferita massimi del bersaglio singolo, e non può superare il 7% dei punti ferita massimi di Aaron verso un singolo bersaglio, e aggiunge una carica di rosso puro. Questa abilità secondo me va almeno a 3, perché a livello 3 fa il 90% di danno cosmico più il 10% dei punti ferita massimi, ma aggiunge anche pietà, che è l'altro debuff della meccanica di Aaron. A livello 5 fa il 100% di attacco cosmico più il 15% dei punti ferita massimi del bersaglio, e non può superare il 15% dei punti ferita massimi di Aaron, aggiungendo sempre una carica di pietà e una carica di rosso puro. Questo è l'attacco base. Secondo me questa va almeno a 3. Non è un personaggio sicuramente economico, ma come d'altronde tutti gli SS e EX di questo gioco. La prima abilità attiva si chiama Paradiso Perduto. Aaron sceglie un cavaliere nemico come bersaglio e gli applica una carica di pietà. Poi inizia a disegnare la pergamena del Paradiso Perduto. Quando si trova sotto l'influenza del Paradiso Perduto, lo sviluppo della barra dei progressi, quando un nemico lancia una abilità, è ridotta del 30%, un po' come la meccanica di Hypnos. I danni inflitti sono aumentati del 5%, inoltre c'è la possibilità dell'8% di aggiungere una carica di rosso puro quando vengono attaccati. Il Paradiso Perduto dura 2 round, non 2 turni azione. Questa a livello 4 va a costare 0 energia e fornisce un'azione extra, quindi questa la volete almeno a 4. Poi riduce lo sviluppo della barra del 45%, aumenta i danni inflitti del 12%. Riduce inoltre la guarigione ricevuta del 5%, cioè il 15% di possibilità di aggiungere rosso puro. Quindi secondo me questa va almeno a 4, quindi 3-4. A livello 5 aumenta del 60% la riduzione della barra dei progressi e il 15% di riduzione della guarigione ricevuta. No, aumenta i danni inflitti del 15% e il 5% della guarigione ricevuta, e il 20% di possibilità di aggiungere rosso fuoco. Quindi davvero davvero interessante questa abilità. La seconda attiva invece è Peso del Nirvana, che costa un mana. Anche l'altra costava un mana, ma se la portate a 4 vi costa 0 e avete il doppio turno. Peso del Nirvana: Aaron scatena la potenza di Ade su un cavaliere nemico, quindi un target, infliggendo il 120% di danno cosmico più danno cosmico pari all'8% dei punti ferita massimi del bersaglio, non possono superare il 12% dei punti ferita massimi di Aaron, e recupera una pari quantità di punti ferita
la guarigione in eccesso viene convertita in scudo, che non può superare il 5% dei punti ferita massimi. Aggiunge una carica di pietà che riduce permanentemente gli attributi di attacco e difesa del 6% e della velocità del 3% fino a due cariche, quindi 6, 12 e 6% a livello 1. Questa la volete, anche questa almeno 4, perché 220% di danno cosmico più danno cosmico pari al 15% dei punti ferita massimi del bersaglio, ma non possono superare il 22% dei punti ferita massimi di Aaron, e recupera un pari quantità di punti ferita. La guarigione in eccesso viene convertita in scudo che non può superare il 20% di punti ferita massimi. Una carica di pietà riduce permanentemente attacco e difesa del 12%, quindi 24, e la velocità del 12%. Davvero niente male. A livello 5 aumenta un po' il tutto. La passiva è rosso puro, dove viene spiegata pietà: consuma una carica di pietà quando attacchi bersagli singoli con pietà e infliggi danni puri pari al 5% dei punti ferita massimo del bersaglio. Danni puri, non può superare il 5% dei punti ferita massimi di Aaron. Se il bersaglio non ha rosso puro, riceverà una carica immediatamente aggiunta all'attivazione, e pietà durerà per due turni azione. Rosso puro rimuove il debuff dal bersaglio con tre cariche e infligge danni puri pari al 10% dei loro punti ferita massimi. Non può superare il 15% dei punti ferita massimi di Aaron, e include anche il 10% di rubavita con la guarigione in eccesso, che verrà convertita in scudo con al massimo il 10%, cioè fino a un massimo del 10% dei punti ferita. Una volta attivato, squarcia le unità con livello di punti ferita inferiori al 10%, quindi una sorta di fatality. Questa, secondo me, la potete tenere a 3. Infligge il 9%, sì, a 3. Se avete risorse, questa portatela a 5, però io farei 3, 4, 5, poi lo proverei in Galattica e valuterei se portare base lo lasciare comunque a 3. Io farei 3, 5, 5, 5 se avete le risorse, altrimenti 3, 4, 4, 3 proverei all'inizio. Poi c'è un sacco di risorse in arrivo con l'evento, non state bene come siete messi, anche perché poi arriva a ottobre Caronte, che è un personaggio secondo me da fare e da skillare, perché è OP a mio avviso, un ottimo support valutate bene in base a quante risorse avete, però Caronte è da fare. Poi arriverà, pare, Camus Surplice, e anche lì bisogna capire un po' come sarà il personaggio, quindi state attenti con le risorse e valutate bene il da farsi. Se le avete, fatelo, skillate in modo decente Aaron e tenetevi le risorse per skillare in modo decente anche Caronte. Poi bisognerà fare delle scelte in base alle risorse che si hanno. Comunque Aaron mi piace, lo sto provando, non è affatto male, mi piace di più di partita, ma vedremo il da farsi. Noi ci vediamo con il video pool di Aaron settimana prossima. Io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto, se non vi siete iscritti iscrivetevi e supportate il canale con un like. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao.